Ah già, si sta entrando adesso nella fase preliminare al bilancio. Roberto Bonaccorsi adesso ha quanto mai necessità di far quadrare i conti, sotto l'aspetto tecnico sì, ma soprattutto sotto quello politico. Il primo cittadino non può più permettersi il lusso di arrivare al voto in consiglio comunale con una maggioranza sfilacciata, come avvenuto nell'ultima seduta per l'atto di indirizzo sulla viabilità proposto dalla quinta commissione. Non c'erano Orazio Scuderi e il paganiano Angelo Spina e Giovanni Barbagallo si è astenuto. Solo il rientro in aula in extremis di Raffaele Musumeci ha dato il via libera all'atto di indirizzo. Roberto Bonaccorsi non drammatizza la situazione, situazione che però andrebbe monitorata con maggiore attenzione. Salvo Camarda scalpita perché vuole un posto in giunta, Raffaele Musumeci comincia a essere decisivo per gli equilibri della coalizione, Orazio Scuderi lancia continuamente segnali, Francesco Cardillo ha mal di pancia e l'assenza di Angelo Spina al momento del voto è la prova della pigrizia del nuovo centrodestra giarrese. E lunedì prossimo il Consiglio Comunale sarà chiamato al voto sui liberi consorzi.